La nostra prima tappa è Stavoren, un piccolo villaggio di pescatori che si sviluppò grazie ai commerci marittimi, diventando membro della Lega Anseatica. Quando ci arriviamo, il sole oramai sta quasi per tramontare. La località, sferzata dal vento, si caratterizza per la sua pace e i ritmi lenti fuori dal tempo. Vicino alla banchina sorge la statua di un'anziana donna. Secondo la leggenda, era la più importante armatrice della città e dalle sue navi dipendevano lavoro e pane per molte famiglie. Un giorno, indispettita per l'arrivo di una nave che non era carica d'oro come aveva richiesto, fece gettare in mare tutto il grano contenuto nella stiva, causando l'insabbiamento del porto. Passeremo qui la nostra prima notte a bordo del Hoenhorn.